Un evento fieristico che vedrà 61 espositori tra artigiani e commercianti per valorizzare la tradizione e promuovere l'enogastronomia e l'artigianato locale. Tutto questo è Made in AQ, evento che animerà l'area esterna del terminal di Colle Maggio dal 29 maggio al 2 giugno, organizzato da Joint Actions di Andrea Di Mario e Roberto Altobelli. Il padrino dell'evento sarà lo chef stellato William Zonfa, che accenderà il 19 la scritta Made in AQ per dare l'avvio ufficiale della manifestazione. Giornate di degustazioni, piatti tipici e show cooking, con una serie di spettacoli musicali dal vivo nelle serate e il radino country del centro Italia il venerdì sera. Tantissime associazioni sportive locali offriranno il loro contributo con spettacoli e dimostrazioni. Lo spettacolo d'apertura sarà curato da PAC Center. Addirittura il peperone crusco che viene dalla Basilicata, che ha fatto un gemellaggio con noi, con l'Aquila, e tanti altri prodotti, prodotti tipici tipo dei formaggi particolari, dei liquori particolari, tutto incentrato comunque come base sullo zafferano, tartufo, i prodotti locali dell'Aquila. A parte le serate particolari di musica che abbiamo organizzato noi insieme ad Angelo Panetti qui sull'Aquila, quindi tutte le serate spettacoli di musica dal vivo, e il venerdì sera avremo una riunione, diciamo, del centro Italia, delle regioni centrali italiane del country, cosa molto importante, circa 1200 persone presenti, e una grande partecipazione anche da parte delle attività sportive, quindi il CONI insedierà la propria manifestazione, che in genere ricorre ogni anno il 2 di giugno, la insedierà all'interno del villaggio Made. E che altro? Tanta musica, tanto spettacolo, e parco ludico per i bambini, quindi intrattenimento a 360 gradi pure per i bambini, abbiamo pensato un po' a tutto, ecco. Verrà lanciato poi un marchio che identificherà i prodotti aquilani, depositato in Camera di Commercio, 100% 6700. Felice di prestare la propria immagine per manifestazioni di promozione del territorio, così lo chef stellato William Zonfa, protagonista di diversi show cooking nelle giornate dell'Expo. Ci saranno anche le Lady Chef e la Federazione Provinciale Cuochi con gli studenti dell'alberghiero. Nell'ultimo giorno, il 2 giugno, farò realmente uno show cooking che, oltre a cucinare, racconterà un po' la figura del cuoco a tutti questi ragazzi degli studi alberghiero, per metterli un po' alla luce di quello che è questa figura, sia a livello lavorativo ma anche a livello umano, insomma quello che gli aspetta, ecco, credendo in questa figura, la figura del cuoco.